Procederemo per gradi, vedrete al momento delle premiazioni ci sarà un riconoscimento per alcune scuole dove il principio di team è stato veramente messo in atto, poi premieremo i nostri progetti, ma prima di questo voglio lasciare la parola ai colleghi qui al tavolo. Direzione dei sistemi informativi, non dico tutto il nome che è troppo lungo, che hanno lavorato con noi all'organizzazione di questa conferenza, perché sapete, diciamo, i Twinning ha molte affinità con classi 2.0, perlomeno l'aspetto tecnologico ci unisce. E poi abbiamo dei saluti anche da parte del Comune di Roma, siamo ospitati in questa bellissima città. Poi avremo due relazioni molto interessanti, una fatta da Dottor Giunta La Spada, il nome è una garanzia, penso lo conosciate tutti, al momento lavora. Abbiamo la fortuna di averlo all'agenzia del programma Lifelong Learning e poi il collega Tosi di Indire farà anche lui una relazione su, diciamo, il suo specifico settore di ricerca su gli ambienti innovativi e di apprendimento. Non voglio rubare altro tempo e passo la parola al dottor Scancarello. Mi è stato chiesto di portare i saluti anche al posto della dottoressa Aurora Davoli, che segue per conto della direzione il vostro progetto, i Twinning, e è stata promotrice anche per la nostra direzione, insomma, di provvedere per quanto riguarda tutti gli aspetti progettuali, no, della direzione stessa. Quindi siamo un po' orfani in questo momento perché non abbiamo il direttore generale né la dirigente dottoressa Schietro, ma comunque ci è stato lasciato questo incarico, no, di seguire un po' i lavori di Twinning con questa vicinanza alle classi 2.0 che hanno rappresentato per noi un grande punto di riferimento. È un grande investimento sia progettuale che economico che è stato profuso sulle classi 2.0 e quindi eravamo curiosi di vedere che cosa succede anche in realtà così importanti come Twinning, dove leggendo proprio ultimamente, e poi finisco, non rubo tanto spazio, anche l'Unione Europea nelle ultime direttive sulle strategie dell'istruzione ci comunica, no, di ripensare in base alle abilità, e questo è interessante e trova uno spazio importante i Twinning all'interno di questo percorso. E le classi 2.0, molte classi 2.0, come anche quelle coinvolte nel piano BIM sicuramente, e anche nelle scuole 2.0, che sono tutti obiettivi di nostre strategie, della direzione, insomma, che hanno preso, che si sono avviate nella direzione e stanno proseguendo. E quindi sono tutti obiettivi che monitoriamo attentamente perché ci interessa poi per un futuro per vedere realizzato veramente qualche cosa anche sul piano europeo. Io sono Maria Teresa Bellucci, ringrazio moltissimo per l'invito fatto e sono qui rappresentanza di Roma Capitale in quanto sono dirigente del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici appunto di questa città. In realtà Roma sta diventando la sede di molte iniziative dell'agenzia LLP e questa è una cosa straordinaria. Ci siamo visti in quest'anno alla Rapacis per quanto riguardava il progetto Comenius, successivamente anche al macro testaccio per quanto riguardava l'anniversario del progetto Erasmus. In realtà il direttore Giunti alla Spada, insomma, un po' di volte ci stiamo incontrando in questi incontri con estremo piacere. Roma è molto molto onorata di poter ricevere questa platea di persone che vengono in questa città, la conoscono meglio e soprattutto la conoscono attraverso iniziative così meritorie come quelle che sono legate alla diffusione della cultura europea. Bando agli indugi, passo direttamente la parola al dottor Giunta La Spada per la prima relazione del pomeriggio sul futuro della cooperazione europea.
Buonasera, mi era stato proposto dalla dottoressa Nucci, che è la capunità dell'ufficio in Twinning all'interno dell'agenzia LLP, di fare alcune considerazioni assieme a voi in merito, diciamo, alle linee di orientamento dell'Unione e alle possibilità di sviluppo della cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione. E giusto anche perché questo discorso che oggi qua celebriamo, diciamo, la premiazione delle migliori esperienze realizzate all'interno della misura Twinning, diciamo, sono un segmento all'interno di un percorso più grosso, che è una misura, molti di loro hanno partecipato ai Comenius, a Leonardo, molti studenti avranno partecipato alle misure relative all'Erasmus. Tutte queste iniziative, tutte queste attività stanno all'interno di un programma definito allora per l'apprendimento permanente, che scadrà nel 2013, quindi, diciamo, quello del prossimo anno sarà l'ultimo, poi sicuramente ci sarà un seguito, ci saranno altre puntate, e si inserisce all'interno di un percorso molto più grosso, come di Twinning, diciamo che è mediamente fra gli ultimi arrivati, perché utilizza il discorso del gemellaggio a distanza, delle tecnologie, non fa parte della tradizione storica. Va bene, guardiamo un po' dal lato tecnologie, nuovi ambienti di apprendimento, che cosa si dice? Passo la parola a Leonardo Tosi. Se guardiamo alle indicazioni dell'OCSE, gli spazi, gli ambienti del futuro saranno degli ambienti differenziati, con arredi flessibili, e anche da questo punto di vista una delle iniziative recenti lanciate dalla Commissione Europea è questa del Creative Classrooms, che ha un impatto interessante perché scardina un po' quello che è il concetto di aula tradizionale e porta alla ribalta un ambiente per l'apprendimento quotidiano che si basa su due elementi. Uno, che è l'aggettivo creative, quindi che sottolinea l'aspetto delle metodologie didattiche che devono in qualche modo superare quell'approccio frontale che è un po', diciamo così, l'elemento che ci portiamo dietro, quindi aperto alla collaborazione, alla personalizzazione, all'apprendimento attivo, alla creatività. E poi l'aspetto classrooms, che si estende, diciamo così, non più all'aula fisica, ma a un ambiente di apprendimento che è quello che è la combinazione degli spazi fisici con gli ambienti online, e quindi con l'estensione degli ambienti online. Su questo la Commissione Europea, in un documento recentissimo, lo trovate online, ha individuato un certo numero di building blocks, proprio perché sono queste quelle chiavi di interpretazione dell'ambiente di apprendimento proiettato nei prossimi 5-10 anni. Quindi vedete che molti degli aspetti fanno leva proprio su dei cambiamenti di tipo metodologico che sono, diciamo, facilitati dal punto di vista dell'implementazione, proprio perché dei setting come quelli che si possono oggi realizzare in classe permettono anche dei livelli di personalizzazione e di progettazione di attività collaborative che prima non erano pensabili. Per cui, se pensiamo un po' a tutti quelli che sono gli elementi in gioco, e che poi ho preso questo modello perché mi pareva esemplificare un po' bene tutti gli elementi in gioco, diciamo, dagli strumenti, dai soggetti, gli studenti, diciamo, non sto a evidenziare un po' quello che è il luogo comune, che le nuove generazioni sono cambiate, è una ovvietà, però è vero, perché credo che lo vediamo tutti i giorni. Quindi di questi aspetti qui credo che pochi veramente siano rimasti fermi negli ultimi 15 anni. Quindi mettere in discussione gli aspetti metodologici significa prendere in considerazione molti elementi. Uno dei modelli che va per la maggiore è questo modello della flip classroom, cioè l'inversione di quello che è il paradigma tradizionale, per cui si cerca, e ovviamente sono tutti modelli che vengono sperimentati, che poi incontrano dei fallimenti, si prova poi a ripristinarli in modo diverso, però un dato di fatto è che è
uno dei modelli che è in questi ultimi due anni al centro dell'attenzione. Cioè si dice, portiamo tutto quello che è l'aspetto erogativo del contenuto nell'online, quindi una piattaforma online in cui facciamo dei video, facciamo una distribuzione di presentazione di contenuti che non richiedono un'interazione attiva e degli aspetti prettamente legati alla compresenza fisica, e portiamo invece in classe tutti quegli aspetti di tipo laboratoriale, di discussione, di interazione, quindi lo studente che attivamente partecipa a lavori di gruppo, a attività laboratoriali. Quindi questa è un po' la tendenza di fondo, con poi un'estensione di tutte quelle che sono le attività di discussione nell'ambito dell'online. Quindi questo apre degli aspetti interessanti, al di là poi che si vada a pensare a un modello così estremo, perché magari ci aiuta a fare anche certi tipi di ragionamenti, però questo aspetto dei dipartimenti e dei team è molto interessante, perché permette di iniziare a ragionare su team di docenti sia all'interno della scuola sia all'interno poi di reti di scuola, in cui docenti dello stesso ambito disciplinare mettono in comune know-how e cercano di elaborare dei processi e dei prodotti che vengono messi in circolo e quindi diventano un capitale per tutte quelle che sono le scuole coinvolte oppure le classi coinvolte, oppure dei team funzionali anche da questo punto di vista, se laddove il video può diventare un veicolo importante, interessante per la didattica, magari qualcuno è più orientato a competenze di tipo comunicativo, qualcun altro magari a discorsi di aspetti legati all'editing o al sviluppo di contenuti multimediali. Quindi da questo punto di vista il mettere e capitalizzare il know-how in team e quindi in gruppi di docenti diventa sicuramente un aspetto strategico, tant'è che anche nelle indicazioni recenti delle secondarie ai dipartimenti è stato dato grande importanza. Allora, questo, come avete visto, è uno spot di una linea di autobus belga. Comunque ci è sembrato carino per introdurre questa parte della giornata dove celebriamo appunto le scuole che lavorano in gruppi, dove i docenti non sono isolati e sono in compagnia di altri colleghi. Allora, io chiederò alle delegazioni di queste scuole di venire qui, poi dopo ci faremo anche delle belle foto. Allora, il prossimo è il circolo didattico di Corigliano Calabro. E qui, anche qui abbiamo un virus della docente Carmen Guidetti, che non credo sia qui, però ci sono altri colleghi della sua scuola, Cavalbo Susanna e Claudia Catapano. Ho detto giusto? C'è anche un'altra persona che ti ho dimenticato. Anche qui diciamo è partito dalla docente di lingua, che poi ha coinvolto altre materie in una collaborazione scolastica. Complimenti, grazie. Ovviamente in tutti questi casi un ruolo decisivo lo ha anche il dirigente scolastico, perché è la figura che permette questa collaborazione all'interno della scuola. Complimenti, grazie. Grazie.
Okay.